ragazzi, posso solo dire wow. Benvenuti a casa. Buongiorno ragazzi, non far colazione in albergo. Chiudiamo. Ok, questo è il mio primo waffle autoprodotto, quindi vediamo cosa è uscito fuori. Fantastico. Oggi dopo la colazione stiamo andando a fare un giro in centro in direzione Casa Loma. Andiamo. Merda, mi sono già perso. Ho già fatto non so quanti chilometri a piedi avanti e indietro per cercare questa Casa Loma. Ho chiesto indicazioni a tre persone mi hanno detto tre cose diverse. Alla fine forse ce l'abbiamo fatta. Che avventure con lo scaglia, piccola scalinata e siamo arrivati finalmente, ce l'abbiamo fatta. È stata dura ma ce la facciamo. Andiamo a vedere Casa Loma. Eccoci arrivati, quella lì è Casa Loma, è l'unico castello di Toronto. È stato costruito all'inizio del Novecento per un finanziere di Toronto che si è arricchito con la vendita di contratti per la fornitura energetica per la città. È un castello molto fiabesco, ricco di comignoli, merlature, balconi, diciamo fiabeschi, costruito da 98 stanze e ora andiamo a vedere se ci fanno entrare. Qui a Casa Loma hanno girato anche un sacco di film, tra cui il famoso X-Men. Fantastico il silenzio che c'è. Sono scappati tutti, che succede?
in selfie con Olaf. Piccola info: se decidete di andare a visitare Casaloma e volete spostarvi via metro, anche se sulla mappa è segnato che la stazione più vicina è Spadina, voi scendete a Dupont, che in realtà è quella più vicina. Non fate come me che scendete a Spadina e poi vi fate quasi due isolati a piedi, quindi bella lunga. Spero che questo video da Casaloma vi sia piaciuto, ve la consiglio molto molto molto. Strafigo, qui ci hanno girato X-Men, quindi tanta roba. Direi che io adesso vado a mangiare e ci vediamo prossimo episodio, sempre qui da Toronto. Mi raccomando, iscrivetevi a tutti i miei social così da rimanere sintonizzati su tutti i video che usciranno prossimamente. Ci vediamo presto. Ciao ragazzi, grazie. Open up your eyes and see your body in this world. Take to see, open up your heart and see your body in this world. Oggi sarà la seconda vista, ragazzi. Davanti al Royal Ontario Museum andremo a vedere. Appena finito il panozzo. Non è piena di mobili, mi sembra voglia di essere...